due soggetti istituzionali, i comuni da una parte, che hanno dato vita ad aggregazioni territoriali ampie, e la società di gestione a controllo pubblico, diciamo così, finalizzata ad una logica di gestione industriale dei servizi. E dall'altro la regione Emilia-Romagna, che ha prodotto una legislazione lungimirante del settore idrico, che ha anticipato poi la regolazione nazionale. Quindi questi due soggetti hanno capito che sull'acqua si poteva fare delle cose, investire, e lo hanno fatto. A parte quindi di tutto questo lavoro fatto in questi anni, si può anche capire perché nel 2017, a fronte di una siccità di carattere straordinario che ha colpito anche la nostra regione, non ci sia mai stato un solo giorno di interruzione del servizio idrico. Proprio perché avevamo alle spalle un'infrastrutturazione strutturata in grado di reggere anche, diciamo così, agli attacchi del cambiamento climatico.